Ciao a tutti, vediamo 5 segnali che hai accanto una persona malvagia. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, quali sono questi 5 segnali che hai accanto una persona malvagia? Bene, dunque, il primo segnale è che questa persona in generale vuole manipolarti. Cioè vuole farti fare delle cose che normalmente tu non vorresti fare. Questo è da tenere presente, è molto importante. Le persone manipolative ti vogliono far fare delle cose che tu non vorresti fare e quindi cercano in tutti i modi e comunque e costantemente di manipolarti, deformando la realtà, creando, cancellando parti di realtà, oppure generalizzando. Queste sono delle modalità, poi tendono a farti vivere sensi di colpa. Insomma, le persone manipolative hanno tutte queste caratteristiche. Le persone manipolative ovviamente sono persone malvagie, cioè che con te non ti daranno mai, diciamo, le giuste attenzioni, anzi ti genereranno sempre esclusivamente dei problemi. Poi abbiamo un'altra situazione che invece è quella delle persone gelose e possessive. La gelosia e il possesso è un'altra forma di malvagità perché è un'altra forma di, come dire, non avere fiducia in te, volerti controllare e di fatto vogliono costringerti a fare delle cose anche qua che tu non vorresti fare, cioè tutto quello che limita la libertà. È comunque una, diciamo, una malvagità nei tuoi confronti. Un'altra caratteristica, un altro segnale, sono le persone che fanno gaslighting. Gaslighting cos'è? Sono persone, terzo indizio, che spesso ti danno del folle, del pazzo, pensano che in un modo o nell'altro ti dicono, ti fanno sentire inadeguato, ti fanno sentire, come dire, sbagliato. Ecco, cercano di farti sentire sbagliato, folle, di avere dei comportamenti folli, e non valutando minimamente quello che tu potresti invece andare a ricercare, quello che tu vorresti, diciamo, valutare positivamente per te. Quindi tutto quello che per te è positivo diventa squalificante. Il quarto, un'altra caratteristica, un altro comportamento che mettono in atto le persone malvagie, tra virgolette, è il comportamento che si chiama orbiting, cioè ti lasciano, se ne vanno, ma poi restano nell'orbita, non è che se ne vanno del tutto. E questo significa che cioè che è un diritto una persona, quando una relazione non c'è un interesse, uno ha diritto di allontanarsi, di uscire dal gioco, per carità. Però nel momento in cui tu esci dal gioco, ma resti nell'orbita della persona, o una persona che esce dal tuo gioco, ma resta nella tua orbita, è perché in qualche modo, appunto, non ha degli intenti positivi nei tuoi confronti, se non altro ti genererà, diciamo, degli stati di sofferenza, degli stati di sofferenza che tu non dovresti aver vissuto fondamentalmente. E poi c'è l'ultimo, il quinto comportamento che mettono in atto, diciamo, le persone malvagie, che è quello, il comportamento del farti condizionare attraverso la vergogna, cioè ti fanno vergognare di alcune tue caratteristiche, cioè di fatto mancano rispetto a te e attraverso la vergogna cercano di farti fare delle cose. Non ti vergogni a fare questo, non ti vergogni a fare quello, non ti vergogni a andare vestito in giro così. Cercano di utilizzare, diciamo così, farti vivere una disistima, una squalifica per farti vergognare di qualcosa in modo tale da poi condizionarti a fare quello che poi vorrebbero loro. Ecco, questi sono 5 comportamenti tipici delle persone malvagie. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!